Buongiorno a tutti voi e grazie per essere intervenuti qui oggi per Operazione Avalanche Day. Prima di cominciare vogliamo esprimere con un pensiero di solidarietà al popolo marocchino, colpito in queste ore da una grande tragedia. Quindi osserviamo qualche secondo di silenzio. Abbiamo ascoltato gli inni italiano e inglese perché oggi abbiamo l'onore di avere con noi l'ambasciatore inglese Sua Eccellenza Edward Llewellyn, che ha accettato l'invito della nostra città. Che ha accettato l'invito della nostra città di ricordare insieme quel momento al tempo stesso tragico e colmo di aspettative. L'operazione Avalanche. Con lui ringraziamo anche i rappresentanti di tutte quelle nazioni che inviarono qui la loro migliore gioventù e che oggi hanno scelto di venire battipaglia. Salutiamo le nostre istituzioni che sono rappresentate dalla nostra sindaca Cecilia Francese, dall'avvocato Clemente per la provincia di Salerno, dal generale Jess Bennett, dal colonnello Matt Smith per gli inglesi, il capitano Raquel Jones per l'Australia, il colonnello Augusto Gravante per il comando comprensorio persano, il generale Bruno, Giuseppe Fedele, vicequestore e dirigente Polizia di Stato di Battipaglia, il capitano Recchia Donato, compagnia carabinieri Battipaglia, il tenente Domenico per la polizia locale. Mi scuso se mi sono dimenticata qualcuno, ma in questo, tutto questo momento non c'è stato che si sono avvicinati per dirmi i presenti, quindi ringrazio coloro che non ho nominato. E adesso il dottore Cacciatore farà la traduzione. Hi, hello everyone, thank you for being here. I will quickly translate for our international guests here today. Welcome everyone for the 18th anniversary of the Salerno landings to our Avalanche Day 2023. And we observed just a minute of silence for the victims of the earthquake in Morocco. So our thoughts and prayers go to them. And we listen to the national anthems of Italy and the United Kingdom, because today we have the honor of having with us His Excellency Edward Llewellyn, the ambassador to His Majesty the King. And thank you very much for accepting our invitation in our city to remember together that momentous episode of history, the Operation Avalanche. And also thank you very much to the representatives of all the nations that sent here their best youth, and today. 80 anni fa, l'8 settembre del 1943, alle 18:30 ora italiana, gli americani annunciarono ai microfoni di Radio Algeri la firma dell'armistizio. Le navi alleate erano già al largo di Salerno e nelle prime ore del 9 settembre americani, inglesi e canadesi toccarono le spiagge del Salernitano, da Ponte Cagnano a Battipaglia e Pessum, un'operazione che interessò l'area della costiera amalfitana fino al Cilento. Tutto cambiò in poche ore. Mentre il sud era prossimo alla liberazione, il centro-nord si apprestava a un lungo periodo di occupazione. Il sud, e in particolare la Campania, pagarono un altissimo tributo di sangue, vittime civili durante il conflitto e vittime della repressione nazista. Cominciò quel giorno anche la deportazione e uccisione di soldati italiani, a cominciare dal generale Gonzaga. Cominciarono i rastrellamenti e le deportazioni degli ebrei e degli italiani, la costituzione del Comitato Nazionale di Liberazione. Uno sconvolgimento totale della nostra nazione che dà il segno dell'importanza dello sbarco di Salerno. Quest'anno è l'80° anniversario di quei giorni e dell'Operazione Avalanche,
Un anniversario che ha mobilitato tutta la provincia in ricordo di questo sbarco dimenticato. Oggi siamo qui a ricordarlo insieme con il patrocinio del Ministero della Cultura, dello Stato Maggiore della Difesa della provincia di Salerno. Ringraziamo gli istituti Gatto e Marconi, le scuole La Sisì e Well Dance, la corale Mutterle che ci hanno aiutato a preparare questa manifestazione, i tecnici che hanno lavorato con noi e le associazioni di rievocazione, noi soldati al fronte 43-45 e Sud Fronte. Salutiamo i ragazzi della School of Palecastro di Creta che a causa del cambiamento dell'orario di partenza del volo sono appena andati via. So, 80 years ago, on 8 September 1943, at 18:30 Italian time, the Americans announced at the in Radio Algeri that the armistice had been signed. However, Allied ships were already off the coast of Salerno, and at the early hours of 9 September, American, British, and Canadian troops touched on these beaches here. From Ponte Cagnano to Battipaglia and Pestum. And it was a huge operation, as of course you know, the second largest amphibian operation in history. And why we are here to remember such a bloody episode of history, because everything changed with Operation Avalanche. The liberation came to Italy, to the south, and the south was liberated while the north of the country was getting ready for a long period of occupation and civil war. Of course, this was a turning point for our nation, and that's why we want to remember that moment and the Salerno landings, especially on this year, which marks the 18th anniversary, and we are happy to see that so many people have helped us and mobilized to be here today, which marks really the importance of these celebrations. So yes, we just want to thank everyone who helped us in doing all of this, and without them nothing would have been possible. So Ministero della Cultura, Stato Maggiore della Difesa, all the schools that work with us of MUBAT over the years, and of course the people you will later see reenacting the landing, all the volunteers and people did this. And we will now invite the sindaca Cecilia Francese and the ambassador here. So quindi la sindaca Cecilia Francese e l'ambasciatore. Dopo, però ora ascoltiamo l'inno alla gioia. Comincia ora la parte più importante della nostra manifestazione, l'ormai tradizionale cerimonia delle rose bianche. Quindi chiedo alla sindaca e all'ambasciatore di consegnare le rose bianche ai ragazzi che si recheranno in riva al mare per lanciarle in memoria dei caduti. Il nostro diacono procederà con la benedizione delle rose. Anche, sì, un attimo solo. Nel pregare per la pace, perché il sacrificio che hanno fatto i nostri avi, i nostri padri, era nello spirito della pace e non della guerra. Con questa memoria noi dobbiamo pregare e stare tutti insieme davanti alla Madonna, che è la Maria del cammino della pace. Lei nel grembo ha accettato il suo figlio sapendo che era già un sacrificio. Ma chi di noi si mette dalla culla alla croce per offrire se stessa per la pace? E allora ognuno di noi dovrebbe dare questo contributo, dovrebbe dire al mattino, già quando vedi il sole, di ringraziare il Signore, ma di pregare per la pace, che non ci siano divisioni, non ci siano discordie,
Invece di investire in armi, dobbiamo investire in amore. E oggi il Vangelo ci dice proprio questo. Gesù ci dice: dove stanno due o tre persone nel mio nome, là ci sono io. Ma nella pace, nell'amore. Ma l'amore lo trasmette ognuno di noi. Quindi ognuno di noi ci dobbiamo fare portatori di amore e di pace. Perché senza la pace non si va da nessuna parte. Per questo noi preghiamo e preghiamo per il mondo intero, per i governanti affinché siano illuminati e illumino tutti i popoli di questo mondo. Ed io, nella memoria... Salve, sono la madre Jules, sono il prete anglicano, sono cappellano delle forze britanniche qui a Napoli e anche cappellano anglicano per Napoli, Sorrento, Capri e anche Assisi. Sono qui anche per co-benedire queste rose, che ogni rosa ci fa ricordare una vita persa, una vita spesso giovane, innocente, e che ogni rosa ci fa ricordare che è responsabilità nostra di avere il coraggio di portare la pace anche nella nostra generazione. Questa sarà la benedizione di queste rose. Grazie. Saluta Vostra Eccellenza per l'onore che ci ha dato di essere presenti in mezzo a noi. Io mi trovo qua umilmente a dare il saluto come Chiesa Battipagliese, perché il parroco purtroppo ha avuto un imprevisto e non è potuto essere presente. Ed io, nello spirito di quello che abbiamo detto, dico: ogni petalo di rosa che esiste nel mondo cada sulle teste di ogni uomo per pregare per la pace. E con questo spirito benediciamo insieme le rose. Prima a lei. Prima di procedere con la benedizione e la deposizione, parla un attimo la sindaca. Noi ogni anno, questo è il settimo anno che ci vediamo qui a ricordare quel momento drammatico, ma un momento che poi ha dato segno per le battaglie successive fino alla liberazione. E ne parlavamo prima con l'ambasciatore, ogni volta è sempre un rievocare. Lui mi raccontava che erano circa 2000 i soldati britannici morti qui su questa in questa battaglia. E oggi siamo state stamane al cimitero inglese, o i cittadini di Commonwealth, perché era esattamente. Ed è, guardate, è durissimo. Io penso che tutte le scuole, tutti i ragazzi, ma tutti dovrebbero andare a poter visitare questo cimitero. Se vi fermate, a parte il silenzio, ma sono tombe, guardate l'età di questi ragazzi, 18, 19, 20, 21, 17, inglesi, australiani, canadesi, indiani, perché ovviamente tutti questi ragazzi sono venuti, un giovane avanti una vita, a 18 anni tu pensi di voler trasformare il mondo, di voler realizzarti, di volerti sposare, di volerti creare una famiglia, di voler fare una professione, e invece sono venuti qui su questo territorio a lottare per noi, per la liberazione, e molti ci sono rimasti. E guardare ogni volta che vado e pensare a quello che è successo, non si può dimenticare. Per cui questo esempio, come diceva anche non so come si chiama, la rappresentante della Chiesa anglicana, cioè questi episodi devono far ricordare che la libertà quanto è costata, e che assolutamente qualsiasi cosa che possa ricordare, che possa arrivare alla guerra, all'odio tra i popoli, non debba succedere. Eppure invece nel mondo intero siamo circondati da episodi e da guerre, dal Medio Oriente, in Europa, in Africa, ovunque. Queste cose ci devono far capire che la vita è talmente bella, la libertà è talmente importante, e che non possiamo permettere una cosa del genere. Quindi ringrazio l'ambasciatore, ma soprattutto l'esercito, stamattina l'esercito, la marina, l'aviazione, erano tutti qui, e per noi è veramente un grande onore ad averla
ambasciatore, grazie. Sindaca, grazie mille di essere qui stamattina. E per me e anche per i miei connazionali qui con me stasera è un grande onore essere su questa spiaggia 80 anni dopo lo sbarco qui delle forze alleate, anche come lei ha detto, 100.000 soldati britannici fianco a fianco con i nostri alleati americani e canadesi e altri paesi alleati. Allora è difficile stamattina qui in questa bellissimo luogo di immaginare come ci fosse tanti anni fa. E vorrei anche ringraziare tutti voi, tutti i cittadini di Battipaglia e magari anche di Salerno, alcuni letteralmente nel mare stamattina, e questa è la pace, questa vuole dire la pace. Grazie di essere qui con noi stamattina. Grazie di cuore. Per ricordare gli sacrifici, come ha detto la madre Jules alcuni momenti fa, di tanti giovani soldati britannici e alleati. In questo momento, 80 anni fa, loro hanno avuto tutte le loro vite davanti a loro, ma sono caduti e adesso sono da 80 anni con voi qui in questa, letteralmente in questa terra, e sono sempre colpito della maniera dell'attenzione che fanno tutti i cittadini italiani, anche quelli di Battipaglia. Grazie del mio paese. And a quick word, if I may, in English, for any British citizens who happen to be here on this beach this morning, to say a thank you to you and also to our armed forces personnel from the British Armed Forces and from our allies who are here this morning. Grazie a voi. Thank you for being here to remember your predecessors, but also thank you for the service that you give to our country and to our cause today. Two last points, if I may. Vorrei condividere un pensiero per il popolo marocchino stamattina dopo il terremoto terribile. E vorrei sottolineare, pensiamo ovviamente alla situazione nell'Ucraina, dove la libertà è di nuovo minacciata. Il Regno Unito rimane oggi, come l'Italia, fianco a fianco con tutti coloro che difendono la libertà. Oggi celebriamo l'unità e anche l'amicizia tra il Regno Unito e l'Italia. E questo è magari il testamento migliore ai 2000 caduti britannici che ricordiamo stamattina. Grazie ancora di essere qui. Ed ora procediamo con la benedizione. Noi, nella memoria del Padre Celeste, che è il Padre universale del mondo, gli chiediamo di portare nelle menti degli uomini di tutto il mondo la luce che li illumini e li porti a camminare tutti verso la pace, per evitare che ci siano morti di questo tipo, ma di pensare all'unità e alla memoria di queste stragi, che dobbiamo salvare uomini e non portare morte. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Heavenly Father, we ask that you will bless these roses, that each one will be a reminder to us of a life offered, a life given, a life sacrificed,
And we pray that each one will also remind us of our own intention to live lives of peace in our families, in our communities, in our towns, in our countries, and in our world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ed ora consegnano le rose bianche ai ragazzi che si recheranno in riva al mare e le lanceranno in onore dei nostri caduti. Gioia che dai luce al mondo dona pace e verità, porta dentro questo canto e vento sia di libertà. La tua forza non ha confini, unisce chi si separò, fa che siano più vicini uomini che Dio creò. Gioia dea di questa terra che nel bene tutto sa, sei nemica di ogni guerra, fonte di felicità. Chi nel cuore ha un cielo di stelle, ogni fratello abbraccerà. Spalle nell'oblio si perderà.
venti, in che gioia ci sarà. Dell'8 settembre. I soldati tedeschi e italiani, dal mese di agosto, pattugliano le coste salernitane in previsione di uno sbarco alleato. Nel primo pomeriggio, un ricognitore tedesco avvista la flotta alleata in rotta verso il Golfo di Salerno e nel giro di poche ore, le truppe italiane della 222esima divisione costiera e i soldati tedeschi della 16esima divisione Panzer prendono posto nelle postazioni costruite nei giorni precedenti. In serata, l'annuncio dell'armistizio tra italiani e alleati mise in atto il piano tedesco per il disarmo delle truppe italiane.
ordine dei tedeschi di insegnare le armi, pagando in alcuni casi per una vita. Prima fra tutti il generale Gonzaga, che cade sotto tutti i tedeschi nel suo comando a Vengo. Alcuni invece decisero di continuare la lotta al campo dei tedeschi. Alle ore 3:30 del 9 settembre, le prime truppe alleate sbarcarono nel golfo di Salerno, incontrando fin da subito la resistenza tedesca. Thank you.
combattimenti durarono per ore e solo nel primo pomeriggio le spiagge furono in mani alleate. Dopo aver occupato le posizioni tedesche, gli alleati si prepararono per l'avanzata nell'entroterra, incontrando una sempre maggiore resistenza. Appoggiati dall'artiglieria navale e dall'avversione, le truppe alleate iniziarono la loro avanzata verso Battipaglia e gli altri obiettivi nella piana del Sele, incontrando una forte resistenza tedesca che in più occasioni li costrinse a ritornare sulle posizioni di partenza.
autorità tedesche, ormai stanche di delle volte, iniziarono una imponente manovra di tirata attraverso le stazioni alla nord di Napoli. L'operazione Avalanche era conclusa.